Un passettino in avanti c'è stato, ma è ancora troppo poco per sperare di imboccare la strada giusta verso la salvezza. Sabato sera, nella 22esima giornata del campionato di Serie A2, la Giorgio Tesi Group Nico Pontebugianese è stata battuta al Palapertini dal CUS Cagliari per 54-67 al termine di un incontro combattuto e a tratti equilibrato. La squadra di coach Rastelli, che sta attraversando un periodo a dir poco nero, ha retto il confronto con le isolane, ancora in corsa per un posto playoff, fino all'inizio del terzo periodo, quando si è accesa la Striulli, la giocatrice avversaria più rappresentativa. È stata lei a dare la prima e unica scossa ad un match che le Val di Nievoline non sono più riuscite a raddrizzare, nonostante la buona volontà. La Nico resta al penultimo posto della classifica con il solo obiettivo di evitare l'ultimo per accedere ai play-out e giocarsi così l'ultima carta per rimanere in categoria. Purtroppo la concentrazione e la fluidità in attacco è mancata nel terzo quarto, loro sono state mortifere e chirurgiche nel punire ogni ostra di disattenzione. Abbiamo sbagliato due difese di fila, loro hanno infilato due canestri, tra l'altro anche difficili. Non possiamo vedere sempre solo le cose negative, prendiamo le cose positive che abbiamo fatto questa settimana rispetto all'ultima, compatti e andiamo avanti. Le ragazze, alcune hanno reagito molto bene, altre da altre pretenderò di più sicuramente, ma questo abbiamo una settimana per parlarne. La serata era iniziata con una sorpresa in casa rosanero, il tesseramento della lunga bosniaca Marina Zinic, reduce dal campionato tedesco, che in passato aveva fatto bene in diverse squadre di Serie A italiane. La Zinic ha sostituito la slovena Anna Saric, tagliata dalla società del presidente Nerini. L'esordio, avvenuto a pochissime ore dal suo arrivo, è stato comunque incoraggiante. Marina, una giocatrice esperta, una fisicità importante che dobbiamo imparare logicamente a sfruttare. Ci siamo adeguati un po' in corsa perché è arrivata ieri l'altro, quindi le ragazze sono state brave a capire subito dove potevamo avere dei vantaggi, ma dobbiamo ovviamente lavorare anche su questo, non è semplice, però tutte quante hanno risposto molto bene, lei si è integrata molto bene e speriamo di trarre beneficio da questo nuovo innesto.